riprenderei il discorso di Gabriele. Il discorso di classe. Come si ricostituisce il senso di un collettivo, di un soggetto che non è più l'individuo, ma è la classe, cioè un soggetto collettivo? Che cosa dobbiamo aspettarci, cioè che accada, perché questa dimensione collettiva rientri nelle nostre coscienze? Voglio dire, quegli anni là, quando il negativo, ciò che non vogliamo, diventava opposizione, diventava rivolta, il senso della nostra azione era proprio quello di voler cambiare un mondo insieme, come collettivo. Dove abbiamo tracce di una ricostruzione del collettivo, di classe, che si sottragga a questa logica funzionalizzata alla produzione di valore per pochi, veramente pochi, la dittatura, e sempre di più? Sì, sì. Non più una visione nichilista, non credo sia più possibile, proprio una rilettura in questi termini qua. Proprio per un cambiamento epocale, proprio antropogenetico e invasione da parte, in questa commistione con gli apparati appunto tecnologici. Su che cosa può ricostituirsi una riflessione, ad esempio, di classe, di un collettivo politico, nel momento in cui cambia la dimensione spazio-temporale? Cioè, se il tempo è vissuto nel tempo di internet, in cui è sempre giorno, in cui si vive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su 365 giorni all'anno, io ho l'impossibilità proprio fisica, materiale, di incontrarmi con l'altro. Se l'ideale è l'ideologia dell'imprenditore di se stesso, che è quello che ne fa il neoliberismo, nel senso che l'essere umano è visto come colui che è dotato di certe caratteristiche fisiologiche e psicologiche che danno luogo a delle competenze. E siamo alla scuola della competenza. La scuola della competenza struttura l'uomo economico, cioè l'imprenditore di se stesso. In base non alle conoscenze ma alle competenze vi posso spendere sul mercato e quindi mi atomizza. Allora, dove si può partire? Ma adesso io non vedo nulla di tutto questo. Però, no, nel senso, perché o sono forme residuali o lasciano il tempo che trovano o sono proprio, come posso dire, quello che vedo almeno lavorando mai da 22 anni anch'io con i ragazzi, con quelli più grandi, non hanno proprio la capacità, ma non per incapacità, per deficit, è proprio un altro linguaggio. C'è un'altra forma mentis, è strutturata ad altre categorie. Cioè, perché proprio sono? Sono da scoprire anch'io, cioè li sto indagando anch'io, nel senso, non lo so, sono altre forme di lettura totalmente diverse della realtà, che sicuramente non hanno quella a cui mi sono formato, questa lettura, ad esempio, del concetto di classe. Sono più per affinità elettive, di genere. Magari anche di estrazione, ma non di classe. No, dirompente però, vedo interessante. Nei ragazzi però, vedo, almeno per quello che io, che lavoro come educatrice sportiva, quindi comunque lavoro in CAG, in centri di aggregazione giovanile, che il gruppo si forma in base o alla provenienza etnica, ma non loro, delle famiglie di origine, perché non si riconoscono nell'italianità, non vengono riconosciuti, in primis non vengono riconosciuti dallo Stato italiano, loro non riconoscendosi creano questi gruppi di affinità che sono appunto magari gruppi... Su base, questo su si base, inquietante questa deriva, inquietante, cioè su base etnica, dalla gruppi di ragazzini arabi, gruppi di ragazzini sudamericani, gruppi di ragazzi, soprattutto gli asiatici sono quelli più chiusi tra di loro, non interagiscono con i coetanei. Gli italiani sono, non lo so, gli italiani non riesco a inquadrare. Su questo, cioè per citare un po' liberamente Gisele, abbiamo cercato di cambiare il mondo, adesso torniamo a reinterpretarlo un attimo. E su questo punto, voglio dire una cosa per finire con una domanda. E cioè, l'osservazione iniziale è come, in realtà, quello che mi sembra emergere come la cifra della nostra contemporaneità finisca in realtà appunto quasi immediatamente nel suo contrario. Nel senso, visto che si è parlato anche questa cosa qua dei gruppi su base etnica, eccetera, è interessante come questa spinta al superamento dell'identità sia confluita, almeno apparentemente, in un rafforzamento dell'identità, cioè in un ritorno, in un rigurgito di identitarismo molto forte. Tornando al discorso del potere, lo trovo anche affascinante questo, cioè che questa idea invece di un potere che è ovunque, un potere così pervasivo, fantasmagorico, se noi parliamo dal presupposto che potere in origine vuol dire
potere come verbo, non come nome, ma essere in grado, avere la potenzialità, sì, quello sì. Che produce proprio che la nostra percezione non possiamo più fare nulla. Quindi questo potere diventa, invece, non, si può, non c'è più potere di nulla, ecco. La domanda che vorrei fare qui è, come si può, secondo te o secondo voi, analizzare, interpretare, se vogliamo, di nuovo, un potere che esiste, che c'è, che si dà, però in modo tale da non venirne irretiti, da non finire in questa cosa che sembra che l'unica soluzione possibile sia questo escapismo di rifiuto, di rigetto, che in realtà secondo me va a rafforzare questa cosa, perché più l'unica soluzione che si vede è quella di negare tutto, quasi dadaisticamente in questo senso, cioè di mettere semplicemente un non di fronte a tutto e allontanarsi, disertare all'estremo, il risultato è anche un po' che le strutture materiali, concrete del potere sono rimaste intatte. Nessuno le ha messe in discussione perché non possiamo più fare niente e tutto rimane così. Come possiamo leggere, interpretare, anche in modo attivo, quindi anche in modo trasformativo? Come possiamo farlo rendendo conto, dando atto di questo potere e di quello che fa, senza però fantasmagorizzarlo, ecco, senza però far sì che ci renda impotenti, letteralmente. Però, ecco, forse il punto che mi collega anche al discorso che dicevo prima riguardo alle generazioni attuali, io noto che c'è forse molto di più una riscoperta proprio di come, di un concetto di classe, nel senso che certe problematiche sono condivise, non sono singole. Se, tra noi giovani, è vero che in alcuni casi si assiste a una sorta di anestetizzazione di quel processo quasi kantiano dell'utilizzare delle categorie, dei filtri, per cui in qualche modo siamo totalmente indistinguibili. Però dall'altro lato noto che c'è proprio una, per certi aspetti, una riscoperta di un aspetto di collettività, forse perché siamo di fronte a un qualcosa che finora, come dicevi tu, sembra un qualcosa di talmente astratto che non sembra, non si può neanche toccare, non sembra un qualcosa che sta lì. E quindi l'unica cosa che rimane è una forma di, un po' come poneva forse anche Schopenhauer, di empatia l'uno con l'altro, di compatire l'altro, di ritornare a quella dimensione in cui quel problema non diventa più un problema mio e solo mio, per cui io sono una monade chiusa rispetto al resto e basta, per cui io penso al mio e il resto, perdonatemi il termine, non me ne può fregare assolutamente un cazzo. E forse c'è proprio una riscoperta di quella collettività, di un questo problema non riguarda più solo me, ma riguarda noi, nel caso magari mio, può essere noi come giovani che dovranno vivere in questo mondo che, per come stanno andando adesso le cose, un domani sembra quasi impossibile, non tanto per un discorso di economia, ma proprio per un discorso di crisi climatica e cose varie che si, come dire, pongono ad ostacolo tra me e un domani, un concetto anche solo del domani. Questo mi viene in mente un'immagine di Mark Fisher su questa cosa qua. Ricordo questo momento in cui Fisher legge il capitalismo, ma il capitalismo come modo di produzione, ecco, un po' come la cosa del film. Quindi come questa cosa che in realtà, se non viene focalizzato, si appropria di tutto. Quindi in realtà, secondo me fosse quello che sta un po' emergendo, ma io lo vedo emergere. Però la consapevolezza che anche le varie lotte, le varie istanze, non che non vadano perseguite assolutamente, ma che se non vengono ricentrate anche su un discorso materiale, oggettivo di emancipazione, vengono appropriate, vengono prese, vengono fagocitate. Questo può valere obiettivamente per quel che mi riguarda anche per l'anticapitalismo stesso, che se non viene concretamente radicato nella sfera del mondo della produzione, nella sfera materiale. Cioè un anticapitalismo che diventa di nuovo questo capitalismo come mostro astratto che non si capisce, diventa retorico, diventa tutta quella cosa lì, e lo vediamo. Si viene ripreso. Quindi anche tutte le varie istanze, i vari single issue, dal femminismo alle questioni di genere, alle questioni ambientali stesse, lo vediamo perfettamente, come vengono in questo momento fagocitate. Esatto, quindi in realtà utilizzato dalle stesse macchine, vengono prese e messe a valore. Mi è venuto in mente un concetto di fede buddista, e nel buddismo si parla molto di questo rispetto al concetto di demone, quando si affronta il demone, che può essere un ostacolo, il concetto di dare un nome a quel demone, cioè concretizzarlo, appunto. Evitare che sia un qualcosa di talmente astratto che poi diventa insormontabile. Certo. Poi ovviamente il concetto di demone buddismo è diverso da
capitalismo, evidentemente. No, però ad esempio, appunto, forse questo è il punto, cioè dare un nome, capire, concretizzare, come dicevi tu, questo aspetto e evitare che diventi una sorta di cosa astratta. Adesso esasperiamo, ma il capitalismo è l'unica realtà? Non credo. Se, no, appunto, se non è un nome, è Dio, in quel senso qua. Potrebbe anche essere, in realtà, perché tutte le altre forme sono fallite, sono rese fallimentari. È vero che c'è questa struttura di disciplinamento, è vero che c'è questo sfruttamento dell'ambiente, è vero tutto, però è la forma unica e sola di realtà che sa adattarsi continuamente e trasformare la storia, i tempi, le società. Questa astrazione che dici, e quindi diamo un nome alle cose, tu, ma siccome è talmente così pervasivo e invasivo, e tutte le forme sono state praticamente tutte fallimentari, perché il capitalismo ha questa potenza di gioco. Il fatto che io qualunque cosa riesco a sussumerla dentro. Perché? Il capitalismo cosa fa? Divide, no? Crea la divisione di classe, divisione di genere, maschio-femmina, e divisione soprattutto tra generazioni. Perché? Perché deve sempre, opera così, questo è il funzionamento, secondo me ci ha spiegato Lenin più di un secolo fa, cioè deve per forza dividere, quindi dare la massima efficienza su chi ha la massima efficienza da ogni singolo, e quindi per forza deve dividere, dà luogo alla divisione di classe, divisione di genere, quindi potenzialità sfruttabili nella mega macchina, come si chiama la mega macchina, no? Per cui tutti siamo corpi unità inseribili, va bene, si trasforma il capitalismo. Nel momento in cui si alza il tiro, la classe operaia alza il tiro, viene completamente rivisitato. Dove salta la lotta operaia negli anni 70? Sul fatto che la catena del montaggio bastava un elemento che aderisse allo sciopero, saltasse, e saltava tutta la produzione. Allora ha detto, questo non funziona più. Non funziona più, dobbiamo pensare, attraverso la tecnologia e la scienza, una modalità diversa di produrre per far sì che non si inneschi questo meccanismo di contropotere di classe. Cioè, cosa voglio dire? È la cosa, secondo me, più inquietante. Che è l'asservimento della tecnoscienza alla rimodulazione e alla sopravvivenza del capitale stesso. Do luogo al capitalismo finanziario, quindi al capitalismo immateriale. Ora, che sia maschio o sia femmina, dietro lo schermo non cambia niente. Perché non è basato sulla forza. E quindi è una situazione, no, nessuno sa la risposta, né noi né altri menti più grandi delle nostre.